Una mostra originale comprendente soprattutto foto e oggetti di vario tipo, spesso e volentieri traccia autentica di grandi imprese, senza dimenticare dibattiti, seminari, proiezioni di film e presentazioni di progetti editoriali. Si sviluppa in questo modo la prima edizione del Festival della Cultura Paralimpica. La manifestazione, frutto anche del sostegno di INAIL e Ferrovie dello Stato italiane, si svolge all'interno della stazione Tiburtina, un luogo non casuale in quanto sito che per sua natura fa incontrare persone molto diverse tra di loro, rafforzando quei concetti di conoscenza e integrazione che contraddistinguono l'idea di fondo dell'iniziativa sulla quale calerà il sipario in data 23 novembre. Uno strumento per contagiare virtuosamente una società civile, per promuovere una cultura in termini di rispetto della dignità delle persone disabili. Siamo qui per celebrare delle situazioni nuove, il momento in cui il Comitato Paralimpico è entrato nel vivo nella società, quindi questo è molto importante per le persone disabili e quindi serve anche a poter entrare in contatto con tutto il mondo della disabilità. Il contesto è utile per ragionare anche sul lavoro che si sta facendo riguardo l'abbattimento delle barriere architettoniche. Sono previste nel piano industriale dei lavori importanti e assegnazioni di fondi importanti. Questi lavori consistono nella creazione di percorsi ad hoc, tattili ad esempio, nell'innalzamento dei marciapiedi per rendere più agevole l'accesso ai treni, nella creazione di scale mobili, ascensori e tutto ciò che può agevolare le persone a ridotta mobilità. Se le parole lo sport paralimpico, up and down, lo sport paralimpico come rivoluzione culturale sono alcuni tra gli incontri più attesi, è altrettanto notevole lo spazio dedicato alla presentazione di testi e pellicole. Si pensa al volume In pezzi di Osanna Brugnoli e al film L'aria sul viso con Martina Caironi. A fare da cornice la mostra che include oggetti, immagini e tecnologie dello sport paralimpico.